A 70 anni da quella notte che tra il 25 e il 26 ottobre 1954 portò pioggia, fango, morte e distruzione sul territorio vietrese, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone ha voluto ricordare il tragico evento sempre vivo nella memoria di tutti i vietresi. Nell'aula del comune di Vietri sul Mare si è tenuto un incontro commemorativo per ricordare la funesta alluvione che provocò nel Salernitano 316 morti, di cui 100 a Vietri sul Mare. Ad aprire la mente ai ricordi è stata la proiezione di un estratto del documentario inchiesta Argini contro la paura, realizzato per la RAI nel 1957 dal regista Ugo Gregoretti, con le immagini di una Vietri sventrata dalla furia delle acque, dove emerge la dignità e la forza dei vietresi nel rialzarsi da quella catastrofe che ha segnato per sempre la loro vita. A seguire è stata la volta di un altro docu-video dal titolo E fu fango e mare, una produzione del comune di Vietri sul mare. Una tragedia che 70 anni fa ha trasformato completamente la città di Vietri sul Mare, ma ha trasformato un pochino quella che era la coscienza di tanti cittadini, facendo scomparire intere famiglie. Come amministrazione comunale, per il 70° anniversario abbiamo realizzato un video, e devo dire davvero molto molto commovente, di quelli che sono ormai i superstiti. I ricordi di queste persone che hanno perso fratelli, figli, o anche genitori. Quindi ridare questa memoria a Vietri sul Mare è importante perché c'è bisogno, affinché non accada più. I rischi idrogeologici sono sempre costantemente ormai alle porte, soprattutto per quello che sta succedendo come clima. Il clima è cambiato totalmente, prima c'erano le stagioni, oggi vediamo che il caldo si protrae. Sicuramente ci possono essere dei rischi seri nel momento in cui entrerà l'aria fredda, e anche come mare, perché il mare ancora oggi risulta caldo, siamo a fine ottobre, può essere un rischio a livello di maremoto. Quindi bisogna stare attenti, bisogna monitorare, bisogna creare dei mezzi di allerta affinché le comunità possano sapere in tempo, perché abbiamo una sola grande fortuna, quella di poter prevedere in tempo reale quello che accade per il giorno dopo, e quindi creare dei sistemi di allerta e mettere la popolazione in sicurezza. E sul mare 70 anni fa ha avuto una trasformazione economica completa. C'erano gli opifici nella parte di Molino, gli opifici tessili, gli opifici del lavoro del ferro, furono praticamente spazzati via, e nella frazione marina, siccome c'era il fondale molto alto in quell'area del nostro Golfo di Salerno, c'era la cantieristica. In una sola notte tutto fu portato al mare, ecco, fu fango e mare, e poi praticamente c'è stata una ricostruzione negli anni dove quelle attività non sono più tornate, e oggi viviamo di turismo.